L'Archi espugna per 1-0 il Frabotto Mannis, non ruba niente, anzi corona con un gol di Moreno una bella partita. E noi abbiamo Mister Ielo, che appunto al quale vanno i complimenti. Possono essere utili questi 3 punti in chiave salvezza? Eh certo, sicuramente adesso sono punti pesanti che valgono doppio. Io devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una partita veramente fantastica, soprattutto in fase di non possesso siamo stati perfetti. Moreno poi, come al solito, ci sta togliendo le castagne dal fuoco da un po' di partite. È ritornato al 100% con noi, aveva avuto qualche problema, quindi non si allenava, ma adesso da 3 settimane è sempre con noi e si vede i risultati in campo stanno arrivando. Una bella prestazione di squadra, possiamo dire che Pecora e Tramontana hanno giocato bene nei loro ruoli dando un grosso contributo. Oggi abbiamo giocato con 4 fuori quota, tutti e 4 ragazzi di Archi che fino all'anno scorso facevano settore giovanile, si sono ritrovati in questa categoria e stanno facendo veramente molto bene, mi stanno dando tanto, stanno imparando tanto, con un grande impegno, grande umiltà. Anche gli altri ragazzi, Papalia è giusto citare, Barchetta l'attaccante, stanno facendo veramente molto bene. Un po' come Inzaghi, mister Pisano è senza voce. Oggi l'Archi non ha demeritato, anzi ha fatto una bella partita, però forse non c'è stato il miglior Montepaone. Alla fine un 1-0 che probabilmente è giusto per quello che si è visto in campo. Guarda, chiedo scusa per la voce, ovviamente, che non ho visto il Montepone che siamo abituati a vedere e sono arrabbiato per questo perché ci sta un calo, ovviamente, dopo aver vinto 2 partite importanti come Rosarno e Borgia, però ho l'impressione che oggi siamo rimasti negli spogliatoi, purtroppo. L'Archi ha meritato, sicuramente hanno avuto più cattiveria, più voglia di noi. Ovviamente la responsabilità è mia perché devo essere nelle condizioni, nelle possibilità di caricare sempre i ragazzi nel modo giusto. È stata una settimana purtroppo non esaltante perché ci sono state parecchie assenze e quindi non siamo riusciti ad allenarci come al solito, e si è visto poi in campo. E comunque, mister, un'annotazione va fatta, senza pubblico il calcio è meno bello. Purtroppo oggi ho saputo stamattina che ci sarebbero state le porte chiuse per questo incontro, non so neanche il motivo, non ho neanche chiesto perché non mi interessano poi queste cose, credo sia un problema con la questura, quindi ma sicuramente è meno bello, sicuramente ci deve essere sempre il pubblico per una partita di calcio, anche se devo dire la verità, da un lato sono più contento perché lo spettacolo secondo me non è stato come al solito qui a Montepone, sono rammaricato perché per noi oggi era come preparare una partita importante che abbiamo domenica, perché abbiamo il San Luca, riceviamo la squadra più forte di questo campionato. Una squadra che non ha mai perso e noi ci teniamo a fare bella figura. Mi auguro che questa partita servi a ricaricare i ragazzi per fare e riprendere una settimana come siamo abituati a fare.